momento questo convegno è stato voluto proprio per raccontare due progetti, progetti molto diversi ma che tendono entrambi all'implementazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella nostra regione, e che sono progetti svolti in collaborazione con altre istituzioni, con associazioni, con università. È la stessa legge istitutiva della figura del garante dell'infanzia che infatti prevede che il garante agisca sul territorio per diffondere in primo luogo la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tesi al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come titolari di diritti, e lo faccia appunto in sinergia, creando rete tra soggetti pubblici e privati e le istituzioni. E la conoscenza della convenzione, la conoscenza dei diritti dei bambini e dei ragazzi deve riguardare non soltanto gli adulti, ma anche e soprattutto i bambini e i ragazzi, che devono essere maggiormente consapevoli di quelli che sono i propri diritti, devono essere coinvolti direttamente. Ci ricorderemo tutti che soprattutto nella prima fase della pandemia i bambini e i ragazzi sono stati i grandi dimenticati, erano sostanzialmente invisibili, e ci sono state davvero moltissimi appelli in questo senso. E anche successivamente i bambini e i ragazzi venivano visti come figli, come alunni, come studenti, ma non come titolari di diritti propri, che invece è la base della rivoluzione culturale che la Convenzione ONU del 1989 ha avuto inizio e che sicuramente ha ancora della strada da fare. Credo quindi che sia assolutamente fondamentale, soprattutto in questo particolare momento storico, coinvolgere direttamente i ragazzi, fornendo loro delle informazioni perché possano sviluppare un loro pensiero critico e perché possano partecipare in maniera strutturata alle tutte le decisioni che li riguardano. E questa comunicazione ovviamente deve avere ad oggetto anche la famiglia. È il preambolo stesso della Convenzione che ci dice che la famiglia è il gruppo sociale fondamentale, l'ambiente naturale di crescita, di sviluppo di tutti i suoi membri ed in particolar modo ovviamente dei bambini. È un progetto europeo, il Children DigiCore, che vuole praticamente creare un'applicazione, una creazione che sarà partecipata dagli stessi ragazzi, come appunto ci racconteranno, un'applicazione con cui i ragazzi potranno rivolgersi direttamente al garante, tutti i ragazzi, anche ad esempio i ragazzi che si trovano all'interno di una comunità e che quindi hanno delle difficoltà. La base, diciamo, di partenza di questo progetto è stata la scarsità di segnalazioni rivolte direttamente al garante. Nonostante la legge istitutiva lo consenta, in realtà le segnalazioni sono state veramente pochissime. Le motivazioni sono molto diverse, ma sicuramente le finalità più importanti di questo progetto sono, in primis, appunto, rendere i ragazzi maggiormente consapevoli dei loro diritti, renderli più consapevoli anche di quando questi diritti vengono violati, perché ci possono essere delle situazioni non così nette ma sfumate, ed è quindi importante che i ragazzi comprendano anche quando i loro diritti o i diritti dei loro pari vengono appunto violati. La possibilità di sapere a chi rivolgere una loro istanza, una loro segnalazione, come funzionano poi le istituzioni. Quindi credo che questo possa anche aiutare da una parte i giovani, diciamo, ad avere un accesso più diretto alle istituzioni e ai professionisti, e dall'altra anche ad aumentarne in qualche modo la fiducia, perché li possano sentire appunto non come delle entità astratte, ma come delle realtà a loro vicine che possono essere davvero di aiuto. E infine, unitamente appunto alla redazione di linee guida che verranno poi diffuse e insomma in qualche modo conosciute anche dai professionisti, anche le autorità e le istituzioni potranno utilizzare i risultati di questo progetto per migliorare i propri sistemi di protezione dell'infanzia. Partecipare, come i ragazzi non siamo abituati a partecipare a quelle che ne sono le decisioni, e quindi è stato molto interessante, è stato per me molto arricchente, perché non mi è mai capitato di immaginarmi un'applicazione che potesse venirmi in aiuto quando io ne avevo la necessità, e immaginarmi questa applicazione è stato, cioè, un grande aiuto. E quindi con il gruppo del CLN, del Rivers Network, e con l'aiuto di studentesse dell'Università di Torino,
siamo riusciti ad individuare queste caratteristiche che si sono suddivise poi, che abbiamo poi suddiviso in, sulla parte applicazione, sulla parte ufficio, perché per quanto magari riguarda l'applicazione è sempre uscito il tema della privacy, che è un tema molto difficile. Per raggiungere le finalità del progetto è stata necessaria una valutazione delle necessità dell'infanzia e dell'adolescenza, che è stata condotta in parte tramite il lavoro dei focus group, che è stata descritta poco fa da Stefano, e in parte anche grazie ad un'indagine che l'Università di Torino ha realizzato contattando da un lato autorità pubbliche e autorità pubbliche sia operanti a livello nazionale ma anche a livello europeo, e mi riferisco in questo caso non soltanto autorità garanti per l'infanzia e l'adolescenza, ma anche servizi scolastici e in particolare le referenze del bullismo, forze di polizia, forze dell'ordine, magistrati minorili e servizi sociali, per raccogliere dati quantitativi rispetto alle segnalazioni da loro ricevute sulle violazioni di diritti di persone di età minore. E un'altra parte dell'indagine è invece stata condotta rivolta alla cittadinanza, cioè si è cercato di capire come, quanta sia la consapevolezza che la gente normale, cioè i non addetti ai lavori, abbia rispetto alla figura dell'autorità garante e anche a quelle che sono le potenziali violazioni dei diritti dell'infanzia. Vi partirò da questo secondo aspetto dell'indagine perché secondo me è veramente molto significativo. Allora, su un campionario di 100 persone che hanno risposto al questionario, 70 più del 70% di queste persone ha dichiarato di non aver mai sentito parlare dell'autorità regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Questo significa, e tra l'altro abbiamo fatto un controesperimento, cioè proprio un esperimento mentale, di chiedere: ma invece avete mai sentito parlare dell'autorità per la privacy o dell'autorità antitrust? E la risposta era, nella maggior parte dei casi, sì. Che cosa significa? Che perché una autorità sia maggiormente conosciuta e anche maggiormente raggiungibile, deve esserci dell'informazione, ci deve essere un'educazione alla base, sia un'educazione e un'informazione per i più piccoli ma anche per i più adulti. Confortante è un altro dato che ci dice che il 94% delle risposte si ritiene favorevole all'utilizzo di un'applicazione digitale proprio per consentire un contatto diretto tra minori e autorità garanti per l'infanzia. Quindi da questo punto di vista il nostro progetto sta seguendo una buona rotta. Per quanto riguarda invece i risultati, così vado a chiudere e le altre informazioni le troverete sul sito, i risultati più interessanti che ci sono pervenuti dalle risposte al questionario da parte delle autorità pubbliche, e ripeto, sono autorità, sono professionisti che sono preposti a raccogliere le segnalazioni in caso di violazione di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Secondo me uno dei dati più interessanti, a parte il fatto che il numero delle segnalazioni ricevute direttamente dalle persone di età minore rispetto al totale delle segnalazioni ricevute è inferiore all'1% in Italia, un po' più alto ma comunque inferiore al 19% in Europa, secondo me da sottolineare è un aspetto che riguarda le modalità. Sì, è una realtà torinese che si definisce Digital Experience Company, cioè ci occupiamo di esperienze digitali. Le esperienze digitali sono quelle che facciamo tutti i giorni quando utilizziamo un'app, quando navighiamo su un sito web, compriamo su un e-commerce. Quindi noi ci occupiamo di progettare, realizzare e comunicare questo tipo di esperienze. Ci occupiamo anche di innovazione e progetti che, come il DigiCore, quindi progetti europei, per noi sono assolutamente importanti e fondamentali perché hanno una componente sicuramente innovativa e hanno una componente anche legata alla CSR, la Company Social Responsibility, quindi la responsabilità sociale delle aziende a cui noi siamo molto, molto legati. Dunque, le esperienze digitali, come ben sapete, non sono sempre positive, no? A tutti noi è capitato di avere cattive esperienze nell'utilizzare qualche oggetto digitale, qualche prodotto digitale, non solo.
Qua la platea è molto giovane, abbiamo qualche over 40, tra di voi c'è, se avete provato a utilizzare un'applicazione pensata per un pubblico giovane, penso a TikTok o a Snapchat, vi sarete resi conto che il linguaggio che viene utilizzato, il linguaggio proprio di comunicazione, è molto differente, quindi ci sentiamo quasi un po' tagliati fuori. Quindi la sfida che c'è stata in questo progetto è stata di dover andare a creare un'applicazione che parlasse a un target veramente molto particolare. Quindi quando noi, diciamo, lavoriamo con i nostri clienti, quindi andiamo a creare delle esperienze digitali, spesso, sempre più spesso, lo facciamo con un approccio che si chiama co-design, co-progettazione. E abbiamo deciso di raccogliere questa sfida in questo caso, quindi fare una vera e propria co-progettazione insieme ai ragazzi target di questo progetto, che sono ragazzi in situazioni fragili, spesso magari anche che non parlano italiano, che vengono da famiglie straniere, quindi con tutta una serie di caratteristiche e con una fascia di età che sta al di sotto, insomma, della maggiore età, molto particolare. Quindi la sfida vera di questo progetto è proprio nel riuscire a creare qualche cosa che sia in grado di dialogare, che permetta loro di dialogare. La necessità è duplice: informare, si è parlato tanto, insomma, del fatto che non c'è l'informazione, non c'è l'awareness, no? la consapevolezza dell'esistenza del garante e anche della possibilità sostanzialmente di ricevere un aiuto, quindi di ricevere delle informazioni e poi di poter comunicare, che quindi questa comunicazione poi venga smistata nel modo giusto, nel modo corretto, trasmettendo anche, altro punto fondamentale e importante, fiducia, perché è importante che l'utente, i ragazzi di questa applicazione si fidino e possano ritrovare all'interno di quello che andremo a creare un ambiente che gli permetta davvero poi di utilizzare. Quindi a me piace molto questo progetto, sono molto affezionato, siamo molto contenti di poter contribuire a questo progetto, perché mette insieme tante delle cose che fanno parte della nostra realtà e speriamo davvero che possa, diciamo, oltre a, diciamo, ad avere una sua continuità, una sua efficacia nel presente, che possa avere una continuità nel tempo e anche nello spazio, insomma, che possa essere un progetto che continui ad aiutare i ragazzi.